Ancora una stampa flash, buongiorno. Per comprendere la questione vaccino obbligatorio, vaccino facoltativo, al netto delle affermazioni del British Medical Journal che asfalta tutti e tre i vaccini in arrivo, dobbiamo immaginare di essere ancora con il Ponte Morandi crollato e facciamo questo esempio per renderlo più comprensibile. Si scopre che il Ponte Morandi è crollato per una alterazione del suolo, e sto facendo un esempio inventato ovviamente, e salta fuori che il motivo di questo cedimento strutturale che dipende dalle caratteristiche del suolo non era mai avvenuta in nessuna era geologica. E nessuno sa come fare, nessun ingegnere riesce a costruire con i materiali che ha un ponte che possa resistere a quelle sollecitazioni del suolo così atipiche, così nuove che hanno portato al crollo del Ponte Morandi. Ebbene, a un certo punto gli ingegneri di Autostrade per l'Italia, che facciamo finta che siano persone che avevano già monitorato tutto, che erano persone corrette, propongono un nuovo materiale, una nuova invenzione, che però non è mai stata collaudata perché è una situazione nuova. Questo è il vaccino. Bene, sarebbe corretto che il governo dicesse adesso tutte le macchine sono obbligate a passare sul nuovo ponte di Genova senza sapere se questo terrà oppure no, perché la situazione è praticamente identica. Allora, se le persone vogliono passare sul ponte di Genova costruito con un materiale nuovo di cui nessuno sa nulla e che potrebbe crollare o forse no, solo Dio lo sa, sono tranquilli, possono passare, ma non si può obbligare la gente che non ci vuole passare su quel ponte a passarci, perché così almeno si scoprirà se questo ponte con 150 macchine e 4 tir sta in piedi oppure no. Detto questo, le affermazioni di Locatelli, che è un signor nessuno, perché nel globo, nel cosmo e nelle galassie, Locatelli è poco meno che un granello di polvere. Locatelli non ce l'ha il potere di decidere sulla obbligatorietà dei vaccini. Poi mi piacerebbe sapere con Locatelli quante persone Covid abbia mai visto o quanto tempo passa nelle corsie di ospedale, perlomeno con persone affette da Covid. Infine, dopo il servizio di report dell'altra sera, dove Ranieri Guerra ha fatto la figura del pesce lesso, era persino imbarazzante vederlo, si è detto che quel dossier che lui ha fatto sparire e che riguardava il piano pandemico che non era mai stato aggiornato dal 2006, ma il furbacchione ha fatto aggiungere un 1 davanti al 6, come se bastasse cambiare un frontespizio per cambiarne il contenuto. Sappiamo che Ranieri Guerra, dicevo, era un pezzo grosso al Ministero della Salute e che il ministro Speranza e Brusaferro, chiedo, in che rapporti stanno con Ranieri Guerra e hanno avuto dei vantaggi? Domanda Brusaferro e Speranza dalla sparizione di quel dossier. Come mai tutti parlano e nessuno sembra essersi accorto che nel frattempo Report è andato in onda? Allora, prima di parlare del vaccino obbligatorio, chiarissero i rapporti con Ranieri Guerra, che non so con quale faccia resti ancora seduto sulla sua poltrona. Dopodiché, per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, penso che la storia finirà in tribunale se qualcuno pensa di imporre a noi medici questa vaccinazione, perché la letteratura medica, ovvero la più prestigiosa rivista insieme all'Lancet, dice che questi tre vaccini possono essere più pericolosi che la malattia stessa. Quindi la legge di copertura scientifica, ammesso che voi della politica sappiate che cos'è una legge di copertura, dove minchia sta? Ragioniamoci.